Eccoci arrivati al tutorial. Come avevamo detto nell'anteprima, sono infinite le tipologie per realizzare delle frange all'uncinetto da poter poi unire alle vostre creazioni, anche creazioni di cucito o utilizzare comunque in altra maniera. Quello che dovete fare prima di tutto è avviare un numero di catenelle pari alla lunghezza delle frange che vi necessitano. Ora, ovviamente, noi ne faremo solo un pezzettino. Si tratta in questo caso della frangia liscia, ok? Quindi facciamo un pezzettino di lavorazione, facciamo il classico punto che ci serve per girare e tornare indietro, saltiamo il primo punto di base e lavoriamo tutti gli altri punti fino alla fine. Questo lavoro io lo farò 3 volte, quindi andrò avanti e indietro questa e una volta ancora, ma sappiate che lo spessore della lavorazione, di questa lavorazione, dipende poi dalle vostre necessità e non vi è assolutamente nessuna regola precisa, così come per la lunghezza e così come vedremo per la lunghezza della frangia semplice. Quello che stiamo vedendo appunto è la lavorazione di base. Facciamo la nostra solita catenella per girare che funge da nostro primo punto e poi andiamo avanti e appunto finiamo quella che è in questo tutorial, quindi un po' velocemente parlando, la nostra la base della nostra delle nostre frange. L'unico consiglio che vi posso dare è quello di finire la lavorazione sempre sul diritto, quindi lavorare le frange, come vedremo adesso, quando vi trovate sul diritto del lavoro. Adesso vi spiego meglio o lo vedrete. Eccoci qua, eseguiamo la nostra ultima catenella. Questo è il nostro lavoro di base. Il consiglio che vi do è di lavorare le frange sempre, ovviamente, dal diritto, ok? Quindi, se doveste volere più spessa la base delle vostre frange, vi consiglio di fare ancora 2 giri, quindi di trovarvi sempre il diritto del lavoro. Ora, a questo punto, appunto, facciamo la classica catenella per girare, ok? Lavoriamo normalmente il primo punto di base. Aspettate che poi esco dal video. E a questo punto decidete la lunghezza della vostra frangia. Io, per esempio, decido che la mia frangia sarà 8 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle. Una catenella mi serve per tornare indietro, 9, e altre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora mi vado a ricercare il punto di base, quello dal quale ero partita, e mettendo diritta la mia frangia. Ok, vedete? È diritta, cioè non faccio una cosa di questo tipo, ma di questo tipo. Qui vado a lavorare una maglia bassissima. Beh, se ci riesco, eh. Vado a lavorare una maglia bassissima. Sono ostiche le maglie bassissime. Vado nel punto di fianco, vedete? Questa è già la mia prima frangia. Ok, vado nel punto a fianco e inizio a lavorare attraverso una maglia bassa di nuovo 19 catenelle. Torno sempre diritta nel punto di base dove ero partita, diritta.
in questo modo e vado a lavorare una maglia bassissima. Porca vacca, oh, io le maglie bassissime proprio non è che siamo molto amiche, perché tendo a tenere l'ultimo punto sempre un po' troppo stretto, quindi poi vedete non mi ci passa, mi tocca fare dei lavori di questo tipo. Oh, sempre figure di merda. Allora allarghiamo un po' l'ultima catenella, quindi un po' vedere se non ci passa stavolta. Cerchiamo di non perderci. Vado diritta, entro nel punto di base, esco e direttamente esco se ce la faccio. Vado nel punto di fianco, lavoro una maglia bassissima che mi permetterà di realizzare nuovamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La lascio un po' più larga perché so che sennò ho già problemi. Vado nel punto di base e lavoro una maglia bassissima, sempre con la facilità. Vado nel punto di fianco, maglia bassissima e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Torno nel mio punto di base, da dove era partito il tutto, e lavoro nuovamente una maglia bassissima. Vado nel punto di fianco, lavoro una maglia bassissima e ricomincio con le mie catenelle. Arrivati a 19, torno sempre qua da dove tutto era partito e lavoro una maglia bassissima. Maglia bassissima nel punto successivo che mi permetterà appunto di ricominciare con le mie catenelle. Adesso cerchiamo di capire che cosa succede. Allora, vedete, all'inizio sembra un po' un gazzebuglio di cose, invece non lo è, nel senso che abbiamo tutte le nostre frange, come potete vedere. Vediamo se prende. Ok, abbiamo tutte le nostre frange, ovviamente ci manca ancora qualche punto per finire la lavorazione, ma abbiamo tutte le nostre frange belle, precise e insomma carine, resistenti soprattutto. Un'ipotesi che vi propongo è quella di inserire, aspettate, poi vi sbaglio a contare 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, è quella di inserire nell'ultima maglia una perlina. Non è una brutta idea, ovviamente deve essere una perlina che passa attraverso il vostro filato. Magari adesso vedremo un pezzettino di come si fa. Scusate, mi ero avvicinata.
Arriviamo nel penultimo punto. Scusate, è dato un colpo al... Il penultimo punto andrà lavorato normalmente a chiudere la lavorazione. Ok? E questa è una prima, poi affrancate i fili come abbiamo già visto in altri tutorial. Questa è la prima possibilità che avete per realizzare delle frange all'uncinetto da applicare appunto alle vostre lavorazioni. È molto semplice da eseguire, avete visto, non serve uno scienziato. Una seconda lavorazione che vi vorrei far vedere e che qui io avevo già iniziato, parte sempre dal vostro lavoro di base, ok? Quindi io ho fatto tre giri, però invece di avere delle frange diritte, come in questo caso, avrò delle frange ricce. Come faccio a realizzare queste frange ricce? Allora, la modalità è sempre la stessa. Io in questo caso ho utilizzato meno punti. Ora non ricordo quanti precisamente, mi sembra 15. Comunque, facciamo che siano 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ora giriamo, quindi saltiamo la prima maglia e in tutte le maglie successive lavoriamo a maglia bassa, ma lavoriamo due punti nello stesso punto di base. Quindi vedete, questo è il punto di base. Io qui lavorerò due maglie basse. Questo per tutta la lunghezza. Quindi qui non si tratta di fare un anello, ma si tratta di andare avanti e indietro sulla catenella di base, cioè veramente solo indietro, lavorando due punti per ogni punto di base. Si andranno pertanto a creare i riccioli che potete vedere. Anche in questo caso, arrivati alla fine del vostro ricciolo, dovrete fare una maglia bassa nel punto dal quale siete partiti, una maglia bassa nel punto di fianco e ricominciare con le vostre 15 catenelle. Salto il primo punto e nel secondo vado a lavorare due punti, due maglie basse per tutte le maglie di ritorno. Ovviamente il 15 che io vi do come indicazione è puramente, avete visto, non è uno schema che se è 18 cambia qualcosa, non cambia assolutamente nulla. Quindi è a vostra totale discrezione. Allora, le frange che otteniamo in questo caso sono molto più, come possiamo dire, messicane, o possiamo dire anche, vedete, sono completamente diverse. Ora cerchiamo di togliere un attimo di mezzo tutti questi fili che non ci permettono di vederle bene.
qui ci sarebbe da andare avanti con la lavorazione, ma c'è poco da fare, si tratta di due tipologie di frange molto diverse l'una dall'altra. Questa è molto più semplice, adatta forse un po' più agli adulti, questa è adatta a lavorazione particolare, è adatta magari anche a copertine per bambini, maglioncini per bambini, cose che colletti per maglioni, cose che devono essere magari un po' più simpatiche. Poi forse il rosa, ecco, dà questa sensazione, magari in un altro colore la sensazione è completamente diversa. Questi sono comunque i due tipi di frange che vi volevo far vedere, quindi la frangia riccia e la frangia liscia. E per quello che riguarda la frangia liscia e la possibilità che vi avevo detto di inserire perline, ora io ne inserisco una che è davvero gigante, perché questa c'ho in questo momento. Voi dovrete inserire tante all'interno della lavorazione, prima di iniziare la lavorazione, tante perline quante sono quelle che volete abbiano le vostre frange. Per esempio, essendo queste perline molto grosse, io penso che ne potrebbe bastare non so, una ogni tre. Comunque la perlina va fatta andare praticamente fino alla fine del lavoro. Ora saremo ancora più brevi, nel senso che faremo proprio 5, una base di 5, uno per girare, qua praticamente non so cosa si vedrà, però è solo per darvi il senso. Allora, abbiamo detto che giriamo e il primo punto si lavora normalmente, cioè il punto dopo la catenella, dopodiché 1, 2, 3, facciamo un po' più corte, 4, 5, 6, 7, 8, torno indietro. Ora voglio mettere la perlina, a parte che bisogna essere sempre dispari, soprattutto se mettete la perlina. Comunque 1, 2, 3, 4, fate scivolare la vostra perlina nella lavorazione, girate intorno alla perlina, ok? In questo modo, lo vedete? Lavorate una maglia bassa e lavorate le altre 4 catenelle che vi mancavano per chiudere il giro. Andate con la maglia bassa, bassissima, e poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andate con la maglia bassissima nuovamente a chiudere la frangia. Come potete vedere, ora questa è una perlina particolarmente pesante. La lavorazione va per così. Questa è una perlina particolarmente pesante, quindi tende a scendere molto rispetto alle altre frange. Questo mi fa pensare che si potrebbero anche calibrare delle lunghezze diverse, capite? Potremmo fare questa invece che di 8 di 14, 8, 14, 14, 14, 8, a seconda del punto in cui deciderete di andare ad inserire la vostra perlina o perlona. In questo caso ho scelto lei perché era a mia disposizione. E spero che il tutorial vi sia stato utile
Se vi è stato utile, come sempre, vi chiedo di mettermi un mi piace per sostenermi, per incoraggiarmi a continuare questa cosa. Per quello che riguarda tutte le altre cose che andremo a creare insieme, vi chiedo di iscrivervi al mio canale in modo da non perdere nulla di ciò che andremo a realizzare insieme. Ok? Vi saluto, vi auguro una buona domenica, anche se piove di brutto qua in Liguria, e quindi forse è il tempo giusto per andare a tirar fuori quella vecchia lavorazione, quella vecchia cosa, oppure per andare a creare delle collane. Vedete? Non è neanche male come collana. Io lavorerò tutto un pezzo a maglia bassa, avanti, indietro, avanti, e poi nella porzione centrale, sotto il collo, vado a realizzare tutte le mie frange. Quindi queste sono tutte idee che poi devono venire dalla vostra creatività. Io cerco di darvi gli strumenti per poterle realizzare. Ok? Vi mando un bacio grande e ciao ciao da Laburo. Ciao!